ciao ragazze, avevo appena registrato il video, l'avevo appena finito di registrare quasi tutto, naturalmente non l'avevo salvato e puff, la telecamera si è spenta, batteria scarica. Vi stavo facendo un video, mi sento cretina a ripetere due volte la stessa cosa, su un video un po' diverso che esula quella che è la skincare. Voi sapete che io sono una patita di skincare, addirittura sotto un... mi sembrava il telefono. Combinazione, io inizio a fare un video, che cosa è? Il telefono, l'idropulitrice, tutto quanto. E non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ecco, in un video in cui io facevo, in un video che ho caricato qualche giorno fa, dove facevo la mia skincare serale e dove passavo il dermaroller, una ragazza sotto mi ha detto, ho iniziato il video a farlo intorno a 00:40 quando io sono rientrata a casa, lei mi ha detto: cavolo, se sei a 00:40 sei così, complimenti, no? Ma complimenti non nel senso perché fossi una fica a 00:40, forse non si doveva dire, perché nel senso facevo tutti i passaggi che vanno fatti, no? Io sono, purtroppo è una mia fissazione, so magari di essere esagerata e quindi vabbè, insomma. Non so neanche io perché vi sto raccontando queste cose, comunque sì, andiamo avanti. Vi volevo parlare di quelli che sono i profumi che io ho utilizzato durante l'estate. Dunque, ci tengo a precisare che io non sono una collezionatrice di profumi, non colleziono profumi, non utilizzo sempre lo stesso profumo, mi piace cambiare profumo per qua, nel limite del discorso profumi. Dopo un po' a me i profumi vengono a noia. Detesto i profumi riconoscibili, i profumi che hanno tutti, quindi cerco sempre di puntare su fragranze particolari che non ha, che non si sentono tanto. C'è anche da dire che io ho un marito che detesta assolutamente il profumo, quindi quando sono con lui non posso assolutamente indossare profumi. In secondo luogo, io ho avuto un problema alla pelle e la dermatologa durante la visita mi ha detto: non si spruzza assolutamente il profumo direttamente a contatto con il corpo perché macchia, perché c'è l'alcol, resta a contatto, non sfreghi, non faccia, non breghi, non disfi. Allora, siccome già io mi sono trovata due macchie che difficilmente mi andranno via, ma ancora non si sa quale ne sia stata la causa, evito di andarmene a cercare altre con l'anternino, come si suol dire, quindi io il profumo non lo spruzzo mai direttamente sul corpo. Se il profumo è un profumo particolarmente forte che persiste, io spruzzo, vaporizzo il profumo davanti a me e passo attraverso la scia lasciata dal profumo. Se invece il profumo è un profumo tutto sommato delicato, non troppo persistente, che si sente ma non è un profumo forte, lo spruzzo sull'abito che io andrò a indossare da una certa distanza, non certo vado lì così a distanza di mezzo centimetro dal profumo. Detto questo, vi faccio vedere quelli che sono i profumi che ho utilizzato durante l'estate. Dunque, il primo che vi mostro è questo di Cartier, Eau Rose, Eau de Rose. È un 100 ml, questa chiusura particolare, così a scatto, si apre, si chiude. Sa, è un profumo di rosa, ma è molto fresco come profumo. Questo è uno di quei profumi che io spruzzo sull'abito che vado ad indossare. Devo dire che l'ho utilizzato qualche volta, cioè l'ho usato abbastanza quest'estate, perché guardate a che punto è. Un altro profumo invece sempre alla rosa,
che è molto bella la sua confezione, non posso dire che mi piace, è un regalo, non l'ho cambiato perché comunque se mi piace molto la confezione, è sempre un regalo, io sono molto affezionata comunque sia ai regali che mi fanno, a meno che non sia proprio una cosa che non possa mettere, che cioè, mi comprano un paio di scarpe 40, io porto il 36, però in linea di massima io tengo tutto, anche se non per ricordo, cioè per ricordo, le trovo sempre modo di utilizzare. È questo di Balenciaga, che siamo qua praticamente, anche queste 100 ml come quello di prima, che si chiama Rosa Botanica. Questo è un profumo che sa di rosa, ma al suo interno ha probabilmente anche qualche altra cosa, e non sono bravissima a descrivere i profumi, che lo rende particolarmente forte, particolarmente persistente, ha una nota quasi talcata al suo interno, e questo io lo spruzzo e ci passo attraverso. Questo da spruzzare sul vestito, l'ho fatto un giorno, si sentiva ancora per tempo in me. Poi un altro profumo di cui ho perso il tappo naturalmente, che è quasi finito, questo era 30 ml, 50 ml, 200 ml, 100 ml, 50 ml, Flower by Kenzo. Questo è un profumo tipicamente fiorato, però devo dire che anche questo persiste abbastanza, quindi anche questo sempre solo spruzzato sull'abito. Poi questo invece è un'acqua di profumo, un eau de parfum, sempre, non un'acqua profumata, proprio eau de parfum, il fior di fico di Roger Gallet. Questo era uscito l'anno scorso, il famoso olio che profumava tutto quanto, e poi hanno fatto questa eau de parfum, sa palesemente proprio tipica di fico. L'unica cosa di questa è che, pur essendo un eau de parfum, se spruzzata così direttamente, diciamo che si sente 10 minuti, un quarto d'ora, dopodiché quello che si percepisce è veramente una parte infinitesimale. E questo, anche questo l'ho usata abbastanza, perché siamo, per essere una che non usa profumi, siamo qua. Un altro invece che ho usato con grande soddisfazione, che è quasi finito, questo è un'acqua di colonia alla tuberosa. Questa è buonissima, questa si compra in una farmacia che fa tutte queste fragranze, si chiama Profumificio del Castello ed è abbinata alla farmacia del Castello, per chi fosse di Genova. Ora io ve la faccio vedere, ora vediamo se mi riesco a staccarla sul tavolo. Tuberosa, questa l'ho utilizzata abbastanza, questa era quanti ml, ce lo dice, non ce lo dice, non ce lo vuole dire. Niente, non ce lo vuole dire, però messa a confronto con le altre credo che sia un 100 ml. Questa buona, buonissima, però questa dura veramente poco, ve ne spruzzate dei vagoni o dura proprio poco. Le volte che sono uscita di sera e che sono uscita con mio marito, anche perché di sera esco con mio marito, non è che esco con altri uomini, ho utilizzato soprattutto con la bronzatura dopo la doccia, ma non per idratare, perché non idrata, anzi è una crema prettamente siliconica che secondo me fa tutto tranne che idratare. Questa di Estée Lauder, che fa tutti gli anni, una volta esce con l'olio, una volta esce col profumo, che voi non so se riuscirete a vedere, ok, così la vedete. Questa è una crema, questa è buonissima, era buonissimo
il suo profumo era buonissimo, l'olio che io ho avuto, questa sa proprio di Monoe, sa di estate, e questa l'ho utilizzata, lascia proprio una scia di profumo impercettibile, di pulito, di estate, di spiaggia, quindi questa al mister non dava fastidio. Per ultimo, un'acqua buonissima che io adoro, fruttata Escape di Victoria's Secret. Questo è stato un regalo della mia amica Carina, carina in tutti i sensi, carina di nome, carina di fatto. È una brume parfumée al frutto del dragone e ambra. Ottima, leggera, naturalmente è un'acqua, è una brume, tempo che voi la spruzzate è sparita. Questi sono i profumi che io ho utilizzato questa estate. Durante l'inverno ne utilizzo qualcheduno, ne utilizzo forse qualcheduno in più, che vi farò poi vedere magari d'estate, sì, buonasera. Vi farò vedere poi durante la stagione invernale. Spero che il mio video vi sia piaciuto, vi sia interessato, ditemi quali sono i vostri profumi. Ci sono tantissimi profumi che a me piacciono e che io vorrei comprare e che però utilizzandoli così poco e con questa modalità ho paura che con il passare del tempo mutino la loro fragranza. È anche vero che tanti, che sento tanti che hanno dei profumi lì da anni. Ad esempio l'altra volta guardavo un video di Selvaggia Sostegni, che lei ha profumi da anni. Io i profumi che ho lasciato lì per un po' di tempo, magari quando ero più giovane, ho notato sicuramente una mutazione nel loro colore, nella loro fragranza. Non si sentiva più la fragranza, si percepiva molto la parte alcolica. Quindi io non sono una collezionatrice di profumi per questo motivo. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio. Vi mando un bacio, ciao a tutti, alla prossima!